si deve volgere a lui e riconoscerlo e dire: Gesù, abbi pietà di me. Ecco perché, e qui ne viene l'insegnamento di vita spirituale, ecco perché dobbiamo stare vicino ai moribondi. Dobbiamo dire il nome di Gesù vicino a coloro che muoiono. Non ci capiti di essere di quelli che deridono il Cristo. Bisogna essere vicini a coloro che veramente muoiono. E vi racconto un episodio della mia esistenza. Una volta c'era un anziano che aveva una malattia terminale e andai a trovare, mi capitò di passare dalla sua città, andai a trovare. E sulla porta c'erano i parenti, i figli o parenti, che dissero: mi raccomando, padre, non gli dica che sta morendo, perché non gliel'abbiamo detto, si prende paura, eccetera. E io dissi: sì, va bene, non preoccupatevi, però vorrei stare da solo. Eccolo, quindi entrai da solo e questo anziano, diamogli il nome di Giuseppe, gli dissi: caro Giuseppe, hai un tumore allo stato terminale, preparati che tra un po' il Signore ti chiamerà. Sapete cosa mi disse? Finalmente qualcuno che mi dice la verità. E al che gli dissi: senti, visto che sono qua, sono un sacerdote, vuoi approfittarne e fare una bella confessione? Dice: ma a dire il vero, tanto non mi confesso. Quant'è che non ti confessi? Ma sarà, ma penso, una sessantina d'anni. Ah, dico, beh, in 60 anni qualche peccato senz'altro l'avrei fatto. Dice: sì, tanti peccati. Ma dico: guarda Giuseppe, fai così, fai una bella revisione di vita, chiedi perdono al Signore, tu credi in Dio? Dico: sì, credo, anche se non sono sempre stato fedele. Bene, fai una bella revisione di vita, eccetera. E lui cominciò a confessarsi. E i parenti fuori vedevano che non uscivo mai, cominciarono a sospettirsi, misero il naso dentro e vedevano che parlavamo fitto fitto, io feci cenno con la mano di star fuori. Morale della favola, alla fine gli diedi una bella assoluzione su tutti i peccati, lo baciai e lo abbracciai. Quando uscì dalla porta, i parenti capirono che io gli avevo detto qualcosa di questo genere e se la presero con me, e mi dissero delle parole sgarbate, quasi mi cacciarono, insomma. Morale della favola, dopo 2 giorni quest'uomo è morto. Ho venuto a sapere che morì dopo 2 giorni, al che ho ringraziato Dio di essere passato da quella città e di avere dato all'ultimo momento, vedete, come dire, dato la presenza di Gesù come sacramento nell'atto della morte. Perché non dire a uno che, ecco, si sta avvicinando la morte, che si prepari? Scusate, prepariamo i nostri figli, i genitori al battesimo, prepariamo i bambini alla comunione, prepariamo i bambini alla cresima, prepariamo gli sposi a sposarsi con i corsi matrimoniali, prepariamo a destra, prepariamo a sinistra, e quando uno muore lo lasciamo solo. Non mi sembra il massimo, ecco, della carità che usiamo verso questo fratello. Ecco perché, pensate anche a Santa Faustina Kowalska, quando Gesù dice di recitare la preghiera della Gesù pietà di me, della salvezza del mondo intero, abbi misericordia di me e del mondo intero, vicino ai moribondi. Certo che dobbiamo nominare il nome di Dio. E vi racconto a questo proposito un altro episodio della mia vita, di un sacerdote, questa volta è un sacerdote di Ravenna, che è morto qualche anno fa, veramente un bravissimo sacerdote, pieno di zelo, molto giovane, relativamente giovane. Ebbene, quando questa malattia che lo colpiva sempre di più cominciò a diventare sempre più grave, i suoi amici, i discepoli, i amici, così, si avvicendavano attorno al suo letto e quella signora che fece l'ultimo giorno in pratica vicino al suo letto ci ha raccontato questa esperienza, che vicino al letto del morente, di questo sacerdote che stava per morire, questa signora pregava a voce alta con la coroncina della Divina Misericordia. Gesù, pietà di me, abbi pietà di noi del mondo intero. Conoscete tutti questa preghiera della Kowalska, che Gesù dettò alla Kowalska. Ebbene, questo sacerdote, che era proprio allo stremo, quindi con gli occhi chiusi, già da diverse ore, respirava pochissimo, a un certo punto aprì gli occhi e voltò lo sguardo verso questa sorella e disse queste precise parole: non avete idea
di come sia importante questa preghiera. Detto questo, si rimise giù, chiuse gli occhi e poche ore dopo morì, senza riaprirli più. Volle darci la verifica di questo ultimo messaggio. Aprì gli occhi, aprì la bocca per dire queste ultime parole, per confermare, se ce ne fosse bisogno, quello che Gesù aveva detto alla Faustina Kowalska: stare vicino ai nostri fratelli che muoiono, mettendo il nome di Gesù sulle loro labbra e nei loro cuori. Poi fa il Signore, poi fa Lui, anche se fosse un grandissimo peccatore, un bestemmiatore di quelli di classe A, non importa. Alla fine della vita lo sa l'uomo quello che prova. Pensate al malfattore che aveva ammazzato o chissà cosa aveva fatto. È bella questa assistenza. Guardate, poi concludo. Pochi giorni fa abbiamo avuto ospite qui nella nostra casa di Settignano di San Sergio una ragazza che ha fatto un piccolo 2 o 3 giorni di preghiera. E parlando con lei, questa mi diceva che sapeva suonare la cetra. E faceva un volontariato e mi sono fatto raccontare che volontariato. Disse: io ho, nella mia città c'è una struttura dove vanno i malati terminali e mettono quelli che sono terminali, quindi certamente vanno verso la morte, non c'è più nulla da fare dal punto di vista umano e non possono stare nelle case, non hanno le strutture, eccetera. E io vado là con la mia cetra, chiedo a loro se desiderano che io mi metta vicino al loro letto e suoni la cetra. E alcuni di loro dicono di sì, sono veramente messi male, alcuni fanno semplicemente dei cenni, ma tutti poi sono contenti di questo. E questa ragazza fa mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora di suono di cetra, come alleviare questo momento così grave, così alto, così importante della vita di queste sorelle, di questi fratelli che stanno morendo. Non è direttamente la proclamazione del nome di Dio, ma questa è una ragazza cristiana, quindi il suono della cetra dopo veicola anche la preghiera e veicola la parola. E devo dirvi che io sono rimasto molto edificato, perché il pensare che questa ragazza fa volontariato, potrebbe fare tante altre cose, è una ragazza brillante che lavora, che va su, che va giù e quindi ha una vita veramente piena. Passa le sue ore, spende le sue ore vicino ai moribondi, per cui non c'è più nulla da fare, per cui anche i parenti vanno là e non fanno niente perché non c'è possibilità di parlare con loro, non c'è un sollievo, e suona la cetra. Non vi sembra la consolazione di Dio? Non vi sembra la voce di Dio? Non vi sembra che questa musica, questa suona porti nel cuore di questi fratelli una preparazione all'accogliere poi il nome di Gesù, che deve essere pronunciato come parola ultima nel momento della morte? E allora io ho qui davanti agli occhi ancora la morte di Don Divo Barsotti. Come sarebbe bello leggere le morti dei santi, le ultime parole che hanno detto. Ebbene, io ho vissuto qui con un uomo di Dio, Don Divo Barsotti, un vero santo, anche se è presto per poterlo proclamare ufficialmente come chiesa. Ebbene, e Don Divo Barsotti, anche lui si è spento lentamente, è morto a 92 anni, gli ultimi giorni della sua vita, ecco, diceva pochissime parole con un filo di voce, e le ultime parole sono state queste: Gesù, 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 detto 3 volte durante la notte, poi non ha più detto nulla, la mattina è morto. Non è bello morire con il nome di Gesù, Dio salva, sulle nostre labbra? L'abbiamo detto tutta la vita, abbiamo pregato e invocato in quel momento. Ecco che nella mia morte il dono più alto che io posso fare è il mio nulla, e lo do tutto a Gesù, perché Gesù faccia da scudo tra me, povero peccatore, che ne ho fatte di tutti i colori, di cotte e di crude, tra me, povero peccatore, e il Padre che mi accoglie proprio in Gesù. Per questo Gesù è morto tra 2 malfattori. Per venire nella nostra morte. E questo avviene anche tutte le volte che io celebro la Messa. Nella Santa Messa io entro in questo mistero in cui Gesù trasforma la mia morte in comunione, trasforma quella che sarà la mia morte. Ecco perché nell'Ave Maria io dico: prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Nella Messa io vengo a sapere che Gesù ha trasformato la morte in una comunione,
e la morte è ancora terribile, ma mi diventa amabile, perché la solitudine è trasformata in presenza e partecipazione. E questo per il perdono dei peccati. La sua azione non è mettere a posto il mondo, non è aggiustare il mondo, non è farlo andare meglio, ma è il perdono dei peccati. E questo avviene sommamente durante la messa, durante la confessione, durante la messa. E quando sarà il momento della morte, ecco che se io dirò queste parole come Don Divo Barzotti, pronunciandole con una grande dolcezza, con un grande senso di abbandono, come un bambino che dice mamma nei suoi primi mesi di vita, nei suoi primi anni di vita, così nella fine della vita l'uomo muore come il buon ladrone Gesù. Basta anche la parola, guardate, anche se non vi viene da dire prendimi con me nel tuo regno, dite solo la parola Gesù. Questa è la parola che sbaraglia tutto, è la parola che salva. E insegniamola a dire ai nostri fratelli che stanno morendo.